Buonasera e bentornati al GNews Piceno. Apriamo con la cronaca, un tragico incidente ieri in tarda serata a Colli del Tronto. Un uomo, un assicuratore di 39 anni, è finito fuori strada con la propria autovettura ed è deceduto poco dopo l'arrivo all'ospedale Mazzoni di Ascoli. Particolari nel servizio. Siamo a Colli del Tronto, qui siamo in via Burrone. Ieri sera un incidente mortale, un tragico incidente. Umberto Fanini, un assicuratore di 39 anni, residente da anni a Colli del Tronto, è morto dopo essere finito contro il muretto alle mie spalle e poi con la sua auto Chevrolet è finito appunto sul terreno, ribaltandosi. Il 39enne era di Colli del Tronto, era nato a San Benedetto, ma risiedeva da anni a Colli del Tronto, un uomo molto conosciuto qui in città. Sulle dinamiche dell'incidente ancora non ci sono tante certezze, sembrerebbe forse un malore la causa dell'uscita fuori strada. I passanti che hanno assistito all'incidente o che sono arrivati qualche istante dopo hanno immediatamente avvertito il 118 e poi hanno cercato di soccorrere il conducente della Chevrolet. Sul posto si sono precipitati anche genitori e conoscenti nel disperato tentativo di aiutare Fanini. Per toglierlo dall'incastro di lamiera è dovuta intervenire una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco. Stando alle prime informazioni, Fanini è rimasto cosciente, le sue condizioni si sarebbero aggravate nel giro di pochi minuti e l'uomo è deceduto subito dopo l'arrivo all'ospedale Le Mazzoni di Ascoli. Il 39enne non era sposato e non aveva figli. Nel pomeriggio la riconsegna della salma ai familiari. Siamo alla vigilia dell'emanazione del bando di gara per la vendita dell'agroalimentare Fratelli Monaldi. L'azienda è stata un pezzo importante dell'agroalimentare fermano, un brand di riferimento per primarie aziende italiane, un sito di occupazione e professionalità del comprensorio di Petritoli. Ci sono voci insistenti che la curatela fallimentare stia lavorando a qualche gara a spezzatino. La UGL di Ascoli in una nota ribadisce la propria contrarietà. E la UGL interviene anche nel caso Novico, altra azienda della zona industriale di Ascoli, da tempo chiusa. I marchi saranno messi in gara d'asta, prima complessivamente, poi individualmente. Gli oltre 17 marchi di un pezzo di storia industriale di Ascoli Piceno si sperderanno fuori dal territorio. Ora la politica. Il governatore delle Marche, Gian Mario Spacca, è intervenuto alla presentazione dei candidati di Marche 2020 della provincia di Ascoli. Secondo il governatore uscente, la priorità è quella del lavoro e la possibilità di poter migliorare lo stesso fatto durante questi anni di legislatura. Ascoltiamolo in questo servizio. Sì, dobbiamo ripartire dalla forza della nostra regione, che è una forza soprattutto imprenditoriale nell'agricoltura, nell'artigianato, nel commercio, nella finanza, per ricominciare a generare reddito, perché negli ultimi anni abbiamo perso gran parte del nostro PIL, che addirittura è sceso sotto la media nazionale. E se non abbiamo risorse non possiamo fare sanità, non possiamo fare scuola, non possiamo fare politiche sociali. Basta pensare che il gettito fiscale a parità di aliquote della nostra regione si è quasi dimezzato in questi 3 anni e quindi il reddito che ci necessita non c'è più e quando le tasche sono vuote non si può fare nulla. Quindi è inutile fare proclami, voglio fare questo, voglio fare quest'altro. Rimangono parole se dietro non c'è la spinta delle risorse. Le risorse necessarie per rendere concrete le idee. Quindi proseguire un po' il lavoro fatto in tutti questi anni. Migliorare il lavoro fatto in questi anni, perché nella composizione del governo regionale la sensibilità verso la produzione, verso lo sviluppo era un po' appannata, anche perché, ce lo possiamo dire, c'era una sinistra che era più sensibile rispetto a altri temi. Adesso però abbiamo bisogno soprattutto di produrre reddito. Difatti dico che le prossime elezioni saranno un referendum tra coloro che si preoccupano di produrre reddito per la nostra comunità, per lo sviluppo della nostra comunità, per la crescita, la coesione della nostra comunità e coloro che si preoccupano invece semplicemente di consumare il reddito. Ma se il reddito non c'è più, che cosa vuoi consumare? Quindi il lavoro come priorità principale del suo programma? Lavoro e impresa, lavoro e imprenditorialità, lavoro e occupazione, soprattutto perché questo genera un meccanismo di crescita e di sviluppo e bisogna soprattutto liberarsi e liberare le attività imprenditoriali dalla burocrazia e da tutte le pastoie che in questo momento stanno impedendo lo sviluppo e la crescita della nostra regione. Restiamo
Restiamo in tema elettorale. Fratelli d'Italia e Lega Nord unite candidano il sindaco di Potenza Picena, Francesco Acquaroli, alla carica di governatore delle Marche. Si vuole creare così un fronte che contrasti il PD, ma anche gli ex alleati di Forza Italia che appoggeranno invece Spacca. Vediamo il servizio. Nelle Marche, Fratelli d'Italia, in alleanza con la Lega Nord, inizialmente correva da sola, candida la carica di governatore Francesco Acquaroli, sindaco di Potenza Picena ed ex consigliere regionale. L'obiettivo di questa alleanza è creare un fronte che possa essere in grado di contrastare sia il Partito Democratico e il centrosinistra, sia la nuova alleanza centrista di Marche 2020 con Forza Italia e Area Popolare. Il progetto di Fratelli d'Italia avrebbe previsto l'alleanza con la formazione di Gianmario Spacca, purché non venisse ricandidato il governatore uscente. È una coalizione che vuole difendere però che cosa? Un'economia reale, perché poi a me non piace tanto parlare di una politica contro, ma una politica per qualcosa. E che cosa vogliamo difendere e rilanciare? Dicevo appunto l'economia reale, che è la nostra caratteristica principale della nostra regione, quindi parliamo di artigianato, parliamo di piccola e media impresa, parliamo di agricoltura, parliamo di pesca, parliamo di commercio a dettaglio, parliamo di tutta quella che è quello che è un patrimonio che in questi anni aveva portato ad essere la Regione Marche un modello, un punto di riferimento e che invece oggi sta scemando piano piano. Allora, questa coalizione è per difendere i marchigiani e la politica marchigiana e il territorio marchigiano da quello che è il rischio di scomparire per essere poi colonizzati dalle grandi dimensioni che ci fagocitano, ci tolgono quelle che sono appunto in linea generale le nostre caratteristiche principali e rischiano di far scomparire la nostra peculiarità. Ancora elezioni, anche la candidata del Partito Democratico al Consiglio regionale marchigiano, Monica Ciarri, ha tra le sue priorità il lavoro. L'esponente democratica ricorda che oltre al caso Prismian ci sono ancora tante vertenze aperte sul territorio piceno e che devono comunque trovare una soluzione. Vediamo. Quali sono i principali punti della campagna elettorale di Monica Ciarri per la Regione, per il Partito Democratico? Il lavoro per tutti e pane per tutto, perché le famiglie sono affamate in questo territorio e dobbiamo fare di tutto per portare a termine i progetti sul lavoro. Sulla Prismian ci stiamo impegnando, mi pare che si cominci a intravedere un primo risultato. C'è l'impegno del Partito Democratico, c'è l'impegno del Governo nazionale, la Regione Marche già dal 2011 aveva fatto una delibera per far sì che questo territorio rientrasse tra gli obiettivi speciali e noi siamo sul pezzo ogni giorno e cerchiamo di portare avanti questa vertenza a nome di tutte le vertenze che nel sud delle Marche in questa fase abbiamo aperte. Ce ne sono tante poi qui ad Ascoli? Sì, ce ne sono tante. Noi sappiamo tutti che veniamo dalla ex Cassa per il Mezzogiorno, che c'è una classe imprenditoriale che è venuta qui un pochettino a rapire il territorio, ora dobbiamo far sì che queste cose si consolidino sempre di più. Cambiamo argomento. Con l'avvio del nuovo periodo di programmazione europea 2014-2020, Lanci Marche, in collaborazione con l'Accademia per le Autonomie Lupi e il Comune di Ascoli Piceno, organizza un corso di formazione per esplorare le numerose opportunità a disposizione, sia con riferimento ai fondi strutturali che ai fondi tematici, in modo da fornire un quadro generale dei programmi europei. Il seminario di formazione dal titolo I fondi europei si svolgerà domani, martedì 5 maggio, nella sala della Regione a Palazzo dei Capitani. E parte l'operazione in diverse zone di Ascoli per l'attivazione della fibra ottica, con alcune zone nelle quali gli interventi sono già stati avviati, in qualche caso addirittura completato senza problema. In particolare si tratta delle zone di Viale Marconi, Viale Treveri, Via Angelini, Viale Vellei, Via Ionio e lungo il Castellano. Ora a Castel di Lama il Partito Democratico critica la giunta Ruggeri, in particolare gli esponenti democratici accusano l'amministrazione in merito all'inaugurazione del nuovo parco giochi cittadino. Vediamo. L'esponente della segreteria PD di Castel di Lama, Vincenzo Camela, torna a parlare in merito ai temi della battaglia politica lamense. Le strumentalizzazioni e l'avversione dell'attuale maggioranza, tanto eterogenea quanto stampellata dagli opportunisti di turno, non ci fermeranno nella nostra azione politica fatta di ascolto e di soluzioni ai tanti problemi dei nostri cittadini e non ci lasceremo certo intimidire da queste posizioni tendenti ad escludere l'avversario. Noi siamo e saremo il punto di riferimento di tanti cittadini.
La campagna elettorale per le regionali è iniziata, continua Camela, e con essa inizieranno le nuove iniziative che spazieranno da tanti problemi ancora in agenda. E sul restyling del parco V2, la più grande area giochi del comune, Camela non ha dubbi. Siamo veramente alle comiche finali, o peggio al Festival delle Fesserie. L'inaugurazione del parco giochi, spiega, è l'ennesima menzogna di questa amministrazione. Infatti ci si è dimenticati di dire che quel progetto è stato proposto, approvato ed appaltato dalla passata amministrazione. Fra l'altro l'attuale giunta non ricorda che questo progetto è stato finanziato con la rinuncia dell'indennità di carica di sindaco ed assessori. Abbiamo lasciato circa 32.000 euro contro la rinuncia, l'unica cosa che questa amministrazione è stata in grado di fare è di appropriarsi di tale lascito. La cosa sconvolgente, conclude Camela, è che ha invitato anche i bambini delle scuole, mentendo e sapendo di mentire. Bell'esempio per le future generazioni. Ora andiamo a San Benedetto. Il sindaco Gaspari ha firmato l'ordinanza di inizio stagione estiva 2015 che definisce sulla base delle disposizioni della regione le zone di mare non idonee alla balneazione. Viene confermato il provvedimento adottato nel 2014, cioè è caduto il divieto di balneazione in vigore fino al 2013 nel tratto nord e a sud del canale consortile che segna il confine nord della Sentina. E restiamo a San Benedetto del Tronto. L'associazione Ambiente e Salute nel Piceno ha organizzato un incontro sui temi della costruzione degli impianti di stoccaggio del gas proprio in riviere. I candidati governatore hanno ribadito il proprio no a quello che è ritenuto un pericolo per l'intera zona costiera. Vediamo. I candidati alle regionali marchigiane almeno su una questione sono d'accordo. Parliamo del no allo stoccaggio del gas. Argomento al centro della discussione durante una tavola rotonda organizzata dall'Associazione Ambiente e Salute nel Piceno e che si è svolta a San Benedetto con la presenza del governatore uscente Gian Mario Spacca, Edoardo Mentrasti dell'altra sinistra e Gianni Maggi per il Movimento 5 Stelle. Spacca ha ribadito la scelta della Regione di non consentire la costruzione di impianti di stoccaggio della Regione, ricordando come la legge Sblocca Italia può essere impugnata dalle Regioni e conseguentemente modificare la valutazione di impatto ambientale. Il candidato del Movimento 5 Stelle Maggi ha evidenziato l'assenza del candidato del centrosinistra Luca Ceriscioli, additato come il rappresentante del partito che ha creato lo Sblocca Italia. L'esponente pentastellato ha ricordato come il no agli impianti di stoccaggio gas è da sempre uno dei punti principali del programma del Movimento di Grillo. Il candidato della formazione L'altra Sinistra Mentrasti ricorda come sia necessaria una programmazione di stampo pubblico sui temi dell'energia alternativa, mentre Claudio Benigni, in rappresentanza di Luca Ceriscioli, ha ribadito nuovamente la netta contrarietà del centrosinistra al progetto dello stoccaggio, ricordando anche il ricorso presentato dall'amministrazione comunale San Benedetto alla Corte di Cassazione. Torniamo ad Ascoli, grande successo per Fritto Misto 2015, la kermesse dedicata alla frittura italiana e internazionale di qualità che si è svolta dal 24 aprile al 3 maggio scorsi, ha di fatto registrato in questa edizione oltre 95.000 presenze, 10.000 in più rispetto allo scorso anno, un dato che conferma la continua crescita dell'evento che nella sola giornata del 1 maggio ha totalizzato 25.000 spettatori. Grande soddisfazione ovviamente da parte degli organizzatori che hanno annunciato le nuove date dal 22 aprile al 1 maggio 2016. Ora Offida, da venerdì 8 a domenica 10 maggio, Offida ospiterà il Film Festival Trovarsi Altrove. Storie di lavoro, incontri, migrazioni è organizzato dalla Fondazione Lavoro per la Persona. L'edizione di quest'anno, che è la seconda, vuole approfondire la situazione del trovarsi altrove e fuori posto, un tema che accomuna chi decide di andarsene dall'Italia per scelta o per necessità. 3 giorni dunque gratuiti di proiezioni, incontri, mostre e momenti musicali. E chiudiamo con lo sport. Il 1° di maggio ad Offida si è svolta la seconda edizione del Trofeo Croce Santa, corsa su strada all'interno del centro storico cittadino. Nell'incontro fra rappresentative regionali cadetti under 16 e ragazzi under 14, la squadra delle Marche coglie 3 vittorie individuali su 4 gare. Tripletta marchigiana fra le cadette grazie al netto successo di Emma Silvestri della Collection Atletica San Benedettese nei confronti di Alice Principi dell'Atletica Alessandria
Valdis Macerata e Francesca Vallorani dell'ASA Ascoli Piceno. Completa il successo della collection l'affermazione di Riccardo Cirimbeni nella categoria esordienti. Ah bene, questa era la nostra ultima notizia, vi ringraziamo come sempre per la cortese attenzione e vi diamo appuntamento a domani puntuale alle ore 19:30 per il GNews Piceno. Arrivederci.